Il ministro alla salute e quello all'università e ricerca, ospiti d'onore della giornata inaugurale dell'anno accademico 2022-2023 dell'Università Politecnica delle Marche, sul sipario del Teatro delle Muse per parlare di futuro. Il ministro mi ha annunciato che ci sono delle proposte in arrivo, delle novità in arrivo, quindi noi attendiamo che queste novità poi possano risolvere problemi annosi. C'è un colloquio costante, devo dire una grande disponibilità e soprattutto un ascolto intenso dei territori che a mio avviso è un elemento determinante per affrontare quelle priorità che oggi stanno creando difficoltà nei pronti soccorso, nei reparti, ma anche nei territori. Una giornata molto importante, ricca di spunti di riflessione, quella che ha visto l'Università Politecnica delle Marche celebrare il nuovo anno accademico, nel corso di una giornata molto intensa che si è aperta con l'esecuzione di alcuni brani musicali a cura della FORM, Orchestra Filarmonica Marchigiana, diretta da Mirka Rosciani. Analizzeremo l'incremento dei corsi di laurea che ci sono stati, ne abbiamo in più 15, corsi multidisciplinari, spesso in inglese. L'incremento di matricole, quest'anno dovremo superare per la prima volta le 5.000 matricole e i risultati anche nel ranking internazionale che ci continuano a premiare. L'obiettivo è quello però di far comprendere come ormai non ci siano più separazioni tra corsi di laurea e anche tra discipline. E infatti si parlerà poi di uno di questi corsi, ma ce ne sono tanti, di Medicine and Surgery, dove gli elementi della tecnologia si sposano agli elementi della sanità. E questa credo che sia una prospettiva fondamentale in tutte le discipline e che sta caratterizzando tutti i nostri corsi di laurea. Dopo i saluti del magnifico rettore, professor Gianluca Gregori, e i vari interventi, una riflessione del professore ordinario di chirurgia generale e direttore del Dipartimento di Medicina Sperimentale Clinica, Mario Guerrieri, su il chirurgo del futuro, medico o ingegnere. Siamo un po' sopraffatti dalla tecnologia, però dobbiamo ricordarci che il medico deve essere sempre umano, deve mantenere il rapporto col paziente, non deve farsi travolgere dalla tecnologia. Quindi lo scopo di questa lettura è anche questo, cioè va bene la tecnologia, però ricordiamoci che siamo sempre medici, quindi ricordiamoci il rapporto relazionale col paziente. Ma tutti i riflettori erano puntati sul ministro della salute, professor Orazio Schillaci, e sul ministro dell'università e della ricerca, senatrice Anna Maria Bernini. Un'ulteriore collaborazione, intelligente collaborazione tra le università dell'Italia centrale, hanno fatto delle Marche, dell'Umbria e dell'Abruzzo un network di valorizzazione territoriale. Così si fa. Per migliorare l'offerta formativa bisogna evitare sovrapposizioni e lavorare bene insieme. Abbiamo predisposto 7.500 posti letto, non solo perché siamo bravi, virtuosi, vogliamo bene agli studenti, ma perché abbiamo un target europeo che ci chiede giustamente di assegnare 7.500 posti letto direttamente a 7.500 studenti. E dovremo da qui al 2026, e di questo siamo molto felici, molto soddisfatti, ma anche molto preoccupati, per questo chiediamo l'aiuto di tutti gli enti territoriali, del comune, della regione, delle imprese, dovremo allocare altri 60.000 posti letto, il che aiuterà a risolvere il problema della scarsezza degli alloggi, che è un modo per esercitare veramente il diritto allo studio, perché se non ci sono borse di studio per persone che hanno difficoltà a mantenersi e non ci sono alloggi, non è possibile studiare. Avremo la possibilità fino al 2025 di godere dello sconto in fattura e della cessione del credito d'imposta, che sono strumenti necessari perché il contributo SISMA possa essere unito al contributo 110.